Ciao ragazzi, sono Marco del negozio Passport. Innanzitutto lasciatemi che vi ringrazi perché abbiamo raggiunto e superato i 1000 iscritti al canale YouTube. Poi, come sempre, vi invito a iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Seguiteci anche sui nostri canali social, Instagram e Facebook. L'abbiamo aspettata, desiderata e finalmente eccola qua. È arrivata in negozio la nuova nata in casa New Balance, sto parlando di Hierro V6. È un piacere per me presentarla questa scarpa, non fosse altro che la versione precedente, la sorella V5, ha riscontrato un ottimo successo, per cui abbiamo delle grandi aspettative su questa nuova nata, anzi Hierro V6. Per descrivere questa nuova scarpa mi vengono in mente due parole che sono restyling e performance. Quando parliamo di restyling ci riferiamo fondamentalmente allo studio e alle tecnologie applicate alla tomaia, tant'è che su questa nuova calzatura New Balance ha utilizzato un nuovo mesh, presenta dei piccoli forellini sull'avampiede tagliati al laser per garantire un'ottima e una migliore traspirazione. Da una parte è vero che può entrare più facilmente l'acqua, ma è altresì vero che però si asciuga molto più rapidamente. Dicevamo restyling, ecco che allora notiamo due cose che saltano subito all'occhio, sono la nuova forma, una forma leggermente più asciutta sulla parte dell'avampiede, un nuovo utilizzo dei fori passalaccio, in questo caso sono completamente integrati sulla tomaia, e l'altra cosa molto interessante è la nuova linguetta, una linguetta che è stata costruita utilizzando dei canoni classici, vale a dire è il classico soffietto attaccato sulla parte davanti, è separato dal resto della tomaia, ma internamente è collegato su questa parte qua e questa parte da un elastico che quindi ci garantisce una calzata che si definisce slip-on. Per quanto riguarda invece l'imbottitura del soffietto, abbiamo un'imbottitura che è stata leggermente assottigliata, questo per garantire un ottimo comfort e un ottimo contenimento del collo del piede. La parte tallonare è rimasta fondamentalmente invariata, quindi abbiamo un'altezza media sulla parte del contenimento del tendine, una buona imbottitura sul collarino che quindi contiene perfettamente il piede e lo coccola, direi, al suo interno. Abbiamo una fettuccia passalaccio che serve per bloccare la ghetta o per attaccare le scarpe sullo zaino e un contrafforte di contenimento con un esoscheletro su questa zona qua. Due dati tecnici, parliamo di una calzatura che pesa 331 grammi nella versione uomo e 281 nella versione da donna. Il drop, sia nella versione uomo che nella versione donna, è sempre di 8 mm. Le prime sensazioni nella calzata sono di una scarpa comoda, un divano mi verrebbe da dire, veramente confortevole per il piede. Come dicevamo prima, la tomaia è stata leggermente asciugata, ma questo non va a sacrificare il volume a disposizione del piede. Nella zona della punta notiamo l'utilizzo di una membrana gommata che serve a proteggere il piede e le dita da accidentali urti contro radici, sassi e quant'altro. Una soluzione direi azzeccata. L'intersuola è in Fresh Foam X, quindi una mescola leggera, ammortizzata e reattiva allo stesso tempo. Il battistrada viene utilizzato il Vibram Mega Grip con un tassello di media altezza. I tasselli circa hanno un'altezza di 4 mm più o meno. A chi possiamo consigliare questa scarpa? Da una parte abbiamo la fortuna di aver avuto l'esperienza della sorella precedente, vale a dire la Hierro V5, quindi possiamo dire con estrema tranquillità che Hierro V6 innanzitutto è una scarpa che ci aspettiamo abbia un ottimo successo sul mercato, ma andando nel dettaglio diciamo che è una calzatura che ci sentiamo di consigliare per le medie e anche lunghe distanze, per atleti di peso sia intermedio, quindi sui 70 kg, ma anche un po' più pesanti, che cercano protezione e ammortizzamento. Per quanto riguarda il grip, è una calzatura che ama il terreno collinare, a nostro avviso. Soffre leggermente il fango molto accentuato e il sasso lastricato e bagnato. Questo per via fondamentalmente dell'altezza del tassello. Ma nel complesso è una calzatura che riteniamo essere decisamente buona. Un consiglio che mi sento di dare anche per chi la vuole utilizzare per la camminata. È una scarpa che a nostro avviso può veramente essere apprezzata per chi va a fare delle lunghe passeggiate, delle camminate anche in montagna, su terreni, come dicevamo prima, intermedi, quindi sentieri, qualche tratto di avvicinamento, ovviamente non roccia pura per ovvi motivi, ma è una calzatura che utilizzata per camminare su
tante ore, anche portando lo zaino, quindi con un carico sulle spalle, può garantire comfort, ammortizzamento e tanta protezione. Come detto in apertura del video, siamo veramente contenti di poter presentare questa scarpa. Adesso ragazzi non mi resta che invitarvi a venirle a provare nei nostri negozi di Busche e Signoressa e come sempre aspetto i vostri feedback qui sotto nei commenti. Oppure se abitate lontano potete visionare tutte queste scarpe anche nel nostro store online www.passport.it. Ciao!